Ciao ragazzi, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Eccoci qui, un altro mese se n'è andato, salutiamo luglio 2021 e con luglio e con la fine di luglio siamo arrivati al video dei miei prodotti preferiti di luglio, quindi i prodotti che ho utilizzato di più in questo mese. Come noterete da questo video, questi prodotti letteralmente urlano estate perché sono prodotti prettamente estivi. Ma iniziamo e vi faccio vedere. Ovviamente, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi al canale e venite anche voi a far parte della community. E niente, iniziamo, cerchiamo di fare questo video in meno di 15 minuti, vediamo se ce la faccio. Allora, primo prodotto, in realtà l'unico prodotto non estivo, quindi lo menziono così ad inizio video, è questa matita di Hourglass. Questa qui l'ho provata ad inizio mese perché appunto ho fatto un po' di shopping da Sephora, ho comprato nuovi prodotti o prodotti che mi sembravano interessanti e appunto ho comprato questa matita sopracciglia di Hourglass. Devo dire che all'inizio quando l'ho comprata e quando mi è arrivata l'ordine, se avete visto il video avete visto un po' la mia reazione, se non avete visto vi metto il video qui nelle schede, ma appunto quando pensavo ci fosse un'ape, quando mi è arrivato l'ordine ho praticamente pensato dentro di me: ma perché mi sono comprata un'altra matita per le sopracciglia? Alla fine io le mie matite sopracciglia preferite ce le ho già. E invece devo dire che sono contenta, che mi piace andare a provare anche altri prodotti di categorie che penso già di avere i miei must di altri brand, perché non avrei mai scoperto questa matita sopracciglia. Perché la matita sopracciglia mi piace? Per il colore, per il match colore. Se voi avete capelli di colore simile ai miei, e tutte le matite tendono ad essere o troppo fredde o troppo scure, oppure sono giusta tonalità ma tendono leggermente al caldo, questo è il colore perfetto. Non vi ho detto neanche il colore, è il colore soft brunette. Ora, è una matita per sopracciglia, quindi ha una mina abbastanza dura, e per farvi vedere il colore è abbastanza complicato, ma vedete, è un colore sì soft che è perfetto perché le mie sopracciglia sono più chiare rispetto ai miei capelli e quindi va a matcharle perfettamente. Questo è stato il mio preferito del mese di luglio, ma molto probabilmente questa sarà l'unica matita sopracciglia che inizierò ad utilizzare. Ovviamente quando sono al mare, lo sapete già, utilizzo il pennarellino di Urban Decay nella tonalità Top Trap, perché quello lì è waterproof. Non credo che questa qui sia waterproof. No, non credo che questa qui sia waterproof, mentre ovviamente quando sono al mare, lo sapete, io al mare vado struccata, ma mi piace farmi le sopracciglia, ho bisogno di qualcosa di waterproof, e quella lì di Urban Decay è una garanzia. Però questa qui, se non avete mai trovato il vostro match perfetto, andate a controllare Hourglass. Purtroppo Hourglass costa un po' di più, però succede sempre così con i brand più costosi. Le volte che io preferisco il brand più costoso rispetto a un brand low cost è per la tonalità, perché magari riescono ad azzeccare la tonalità perfetta per me. A volte ci riesce meglio low cost, a volte ci riesce meglio high cost, insomma, dipende un po' dai prodotti, ma questo qui è pazzesco. Poi il prodotto che ho utilizzato questo mese letteralmente sempre, tutti i giorni, cioè sempre veramente, vedrete, è questa matita di MAC. Questa qui è nella tonalità Teddy, infatti non so se potete vedere quanto sia corta, cioè quando vi arriva la matita di MAC sarà tipo alta così, ma l'ho utilizzata tutti i giorni. Perché ho iniziato ad utilizzare tanto questa matita? E perché ho finalmente scoperto il segreto. Vi ho parlato di questo temperino nello scorso video dei preferiti, credo. Se ancora non l'avete preso, non so cosa state aspettando, perché vi rivoluzionerà la vita, perché io non riuscivo prima ad utilizzare le matite come eyeliner. Non so se seguite appunto Indash, ma quello che fa sempre lui prima dei suoi smokey eyes, va con una matita marrone, di solito lui va con la matita Mambo di NARS, che inoltre credo anche di avere nella mia makeup collection, però ho iniziato da 2 mesi, ho iniziato con questa matita e ormai la sto utilizzando tutti i giorni. Questa qui è il colore, inoltre, in caso vi interessasse, ma è semplicemente un marrone, è un marrone rame,
Sì, un marrone rame, la matita è leggermente satinata, non è completamente matte. Comunque, se voi seguite Indash, quello che fa lui prima di qualsiasi trucco che fa, mette la matita all'interno della rima interiore e poi passa nella rima infracigliare e leggermente va e alza la linguetta dell'eyeliner. Il problema è che io prima dell'arrivo del temperino non riuscivo a farlo e mi veniva sempre una riga tipo gigante. Quando ho scoperto il temperino magico, questo qui, ho scoperto che posso anch'io avere delle punte pazzesche e con la punta pazzesca riesco ad utilizzare e fare esattamente quello che mi serve, ovvero andare a intensificare semplicemente la rima superiore dell'occhio. Infatti non so se vedete dal trucco di oggi, ma anche oggi ho fatto esattamente la stessa cosa. Fa veramente la differenza questa matita della MAC, mi piace tantissimo perché non è super difficile da sfumare, quindi sì, ha una buona durata, è la matita più long lasting che ci sia, no, però in questo caso preferisco avere una matita che non sia super super long lasting, perché alla fine preferisco che la matita sia facilmente sfumabile, e in questo caso questa matita è pazzesca, quindi questa qui ve la consiglio tantissimo. Il temperino anche, però il preferito è la matita, il temperino è sempre preferito e sarà per sempre preferito fino alla fine. Che certe volte mi chiedo se le mie descrizioni abbiano senso, perché quando parlo dei miei prodotti preferiti credo di straparlare e dire cose su cose su cose su cose, proprio alla fine si capisce perché mi stanno piacendo questi prodotti. Fatemi sapere. Altro prodotto preferito che sto utilizzando tantissimo questo mese. Sono contenta perché questo prodotto era diciamo nella mia makeup collection, però non lo stavo utilizzando tanto quanto volessi, soprattutto visto che comunque i prodotti hanno una scadenza, perché questo qui ha una scadenza di 15 mesi e io questo qui l'avevo preso l'anno scorso verso giugno. Quindi siamo vicini e mi piacerebbe finirlo perché, sapete, non mi piace buttare i prodotti, e se riesco preferisco finirli. Appunto, questo qui è il By Terry Brightening CC Serum. Allora, questo qui in realtà è un primer viso. La linea CC Serum ha 4 primer. In realtà quello perfetto per la mia carnagione è tipo l'1 o il 2. Ce n'è uno rosato e uno champagnino. Ed appunto questo primer luminoso. Io però ho preso questa tonalità l'anno scorso perché lo volevo utilizzare e l'ho utilizzato come bronzer in crema. I prodotti di By Terry hanno la fragranza, quindi vi deve piacere, ha la fragranza perché questa qui è una fragranza di rosa, ma soprattutto non vi devono dar fastidio i prodotti con la fragranza. Voi sapete che io personalmente, se posso, preferisco non utilizzare prodotti con fragranza sul mio viso, tuttavia l'anno scorso l'ho utilizzato in estate questo prodotto e non mi ha dato mai problemi. Però con il fatto che quest'anno ho scoperto e ho fatto la scoperta di questo della Clinique, che è il Sun Kiss Face Gel, ve ne ho parlato in 150 video, oggi che sto filmando il video è disponibile sul sito di Look Fantastic, quindi vi metto il link. Se non sapete perché mi piace alla follia questo prodotto, dovete o seguirmi su Instagram se ancora non mi seguite, perché vi ho fatto una testa anche su Instagram, oppure vi metto il video qua dove ve ne parlo, ma soprattutto vi spiego come utilizzare questo prodotto. Questo qui lo utilizzo sul viso. Questo qui invece, quello che sto facendo tanto in questo mese, in realtà mese e mezzo, è lo sto utilizzando sul collo e sul décolleté. Cosa succede? Sto facendo tanto la mia routine autobronzante. Quest'anno devo dire che sono molto più costante con la mia routine autobronzante, molto probabilmente perché il mio autobronzante della Saint-Tropez mi piace alla follia e mi dà questo risultato super naturale. Ogni volta che le persone mi vedono nella vita reale pensano che io sia stata, non so, da qualche parte, perché sembro veramente abbronzata, ma abbronzata naturalmente. Cosa succede? Dopo magari 3-4 giorni l'abbronzatura in alcune zone magari inizia già a levarsi un pochino, per rendere il tutto più uniforme, soprattutto il décolleté, soprattutto la parte delle spalle. Quello che mi piace tanto è con il mio pennello, questo qui, di Real Technique, scusatemi, è sporco, ma ovviamente l'ho utilizzato, e praticamente faccio due pump, insomma, di questo primer e lo passo sul mio petto, andando così ad uniformare e dare quell'effetto luminoso alla pelle. Essendo un primer, si asciuga
asciuga e sembra veramente di non avere niente, cosa che è perfetto perché quando fa caldo non mi piace avere tipo cose troppo pesanti, diciamo, sulla pelle. Quindi questo qui è quando voglio tipo un risultato super naturale da tutti i giorni. Poi ovvio, quando voglio un risultato tipo babam, tipo super bronze goddess, sapete che la Titutan di Baitarri è proprio il mio must. Però non tutti i giorni, cioè nel senso quando fai tipo Zoom call, cioè non c'è bisogno che io sia una bronze goddess, anche se cioè non ci sarebbe male esserlo tutti i giorni, però non ha senso. Però nei giorni che voglio un risultato più soft, più naturale, eccetera eccetera, utilizzo questo prodotto. Ho parlato 10 minuti di questo prodotto, no vabbè, magari no 10, 5 minuti di questo prodotto, però lo sto utilizzando tantissimo, mi sta piacendo tantissimo. Poi, altro prodotto che devo menzionare, è perché l'ho utilizzato praticamente tutti i giorni, ogni volta che mi vedete il trucco occhi, sto utilizzando questa cosa e quindi cioè ve la devo menzionare perché la utilizzo sempre. Sto parlando della palette, questa qui, la Tan Palette di Natasha Denona, must ormai da 2 anni e ancora dopo 2 anni questa qui è la mia palette estiva. Allora, praticamente sugli occhi quello che faccio, prendo questo qui che è un, in teoria, illuminante in crema, ma vedete è abbastanza scuretto, quindi questo qui io lo metto sugli occhi con il pennello, questo qui di Lindalberg. Quindi quello che faccio è, fatemi partire dall'inizio, vi faccio sapere cosa ho fatto oggi sugli occhi. Praticamente sono andata con la matita della MAC e sono andata sulla mia rima superiore e interna e ho allungato leggermente, quindi poi ho sfumato la matita della MAC. Poi sono andata con questa palette di Natasha Denona e ho preso il prodotto in crema e sono andata e me lo sono sfumata con questo pennello. Poi ho preso un po' di questo bronzer e me lo sono messo nella piega e poi solo al centro ho applicato questo qui, ovvero l'illuminante in polvere. E questo qui è esattamente quello che ho fatto per praticamente tutto il mese di luglio, ma in generale d'estate questo è uno dei miei make up preferiti perché è super veloce. Poi con il fatto che questa qui è una palette anche viso, quando sono in vacanza la utilizzo tantissimo perché appunto riesco a farmi sia il make up occhi che il make up viso e quindi è veramente comoda. Ripeto, questa qui top 3 per me prodotti Natasha Denona. La devo citare in questo video più che altro perché l'ho utilizzata tutti i giorni e quindi cioè non mi sembrava giusto non citarla e farvi sapere che è un amore che non finisce mai. E poi ultimo prodotto che se per il blush ormai ho già 3 buchi così e dovrò ricomprarlo molto probabilmente, il prossimo prodotto dove farò sicuramente il buco quest'estate è questo duo di Patrick Ta, bellissimo. Sapete che i prodotti di Patrick Ta per il viso secondo me sono tra i migliori per quanto riguarda polveri. Le polveri sono stupende, si sfumano, durano tutto il giorno. Questo duo, uguale come il duo blush che è pazzesco, è fantastico. La cosa che più adoro, oltre al fatto appunto che il prodotto duri, piace che ci sia il prodotto in crema, perché questo qui io lo utilizzo quando voglio un make up più naturale, ovvero quando magari non mi metto un fondotinta un po' più full coverage o quando semplicemente sì, voglio un make up proprio un po' più naturale, voglio solo andare leggermente a scolpire, utilizzo questo qui che è il colore in crema. Quando invece come oggi ho comunque un make up sì naturale, però un po' più presente, magari ho utilizzato l'autoabbronzante, vado a utilizzare questo colore che è letteralmente la perfezione per me in estate. Se voi siete di una carnagione simile alla mia, questo colore è perfetto perché è sì caldo, ma non è super super caldo da dire arancione zucca e non è neanche freddo, perché voi sapete che in inverno il mio bronzer preferito è quello lì della Becca, il Bali Sand, però in estate è un po' troppo chiaro, è un po' troppo poco effetto bronzer, mentre questo qui è perfetto, lo utilizzo letteralmente tutti i giorni. Spero che quando questo video è online questi qui siano tornati in stock su Cult Beauty, perché so che sono sold out, ma appena tornano fate l'investimento, non ve ne pentirete. Inoltre il packaging, c'è comunque tanto prodotto in questo appunto duo ed è veramente veramente valido. Inoltre la tonalità che utilizzo io è la più chiara e si chiama She's Statuesque. Questo questo è il nome, quindi volevo citarvelo. E voilà,
anche oggi e anche oggi abbiamo finito. Questi erano i miei top 5 prodotti preferiti del mese di luglio. Fatemi sapere voi qual è stato il vostro prodotto preferito del mese di luglio, perché come sempre leggo i vostri commenti e molto spesso quello che faccio io dietro le quinte, che voi non vedete, leggo i vostri commenti, voi scrivete e io ho praticamente una lista sulle mie note di tutti i prodotti che voi mi consigliate e pian pianino io compro, prendo, testo, eccetera eccetera. Quindi non si sa mai che poi vedrete nei prodotti miei preferiti, dei prodotti che mi avete consigliato voi, perché appunto io dietro le quinte testo, poi alla fine qui sul canale parlo, non so, parlo di tanti prodotti o parlo di pochi prodotti, forse parlo di tanti prodotti, però non mi sento di parlare di tantissimi prodotti, perché quando vengo qui vi dico andate, spendete i vostri soldi, voglio essere sicura al 300% che anche voi vi troverete bene, perché me scazzerebbe. Ok, la finisco. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto come sempre, che vi abbia fatto scoprire qualche nuovo prodotto oppure vi abbia magari convinto a prendere un prodotto che magari ho citato, ricitato. Io vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!